Arezzo a Piacenza inizia con la splendida coreografia della curva Minghelli in omaggio ad Angelillo, l'allenatore più vittorioso della storia amaranto. Un omaggio per ricordare a dovere uno dei più grandi della storia dell'Arezzo e del calcio italiano. Venendo al campo, l'Arezzo è inciampato nella seconda sconfitta consecutiva contro il Piacenza, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0, rigore dopo 3 minuti conquistato e trasformato da Corazza, raddoppio dell'ex Corradi che non ha esultato ma è stato lo stesso fischiato quando è uscito nella ripresa. L'Arezzo ha colto una traversa con Sabatino, autore di una prova monumentale, proprio il 4 Amaranto si è preso un rigore nella ripresa trasformato da Moscardelli. Decisive le parate poi di Fumagalli. A fine partita il presidente Matteoni ha fatto un patto con i giornalisti, chiudendo di fatto anche il mercato. Per 15 partite lasciamo fuori la squadra da qualsiasi cosa, facciamoli stare in una bolla di serenità e di concentrazione. Parlate con me, chiedetemi a me, tiratemi le scarpe, fate quello che volete, mi assumo io la gestione del rapporto con voi in toto. Mi bisogna silenzio stampa? No, non è silenzio stampa, assolutamente, verranno, parleranno, però il problema è che non voglio adesso incominciare a dire quello sì, quello no. Non è il momento, per 15 partite stiamo buoni, però come ho detto in radio, vi dico anche a voi adesso, una volta che tutto andrà bene, non farò una conferenza stampa, farò una festa qui allo stadio e vi dirò che sarà il primo vero Vaffa Day, dove dirò tutto, nomi, cognomi, conti correnti, non me ne frega niente di nessuno. Adesso mi tocca abbozzare anche ad alcune frasi del tipo ridicoli, ma non mi interessa, io vado avanti per la mia strada, però vi chiedo, fatemi proteggere la squadra. La squadra è la prima, l'interprete, quindi per adesso lasciamola fuori da qualsiasi polemica. Parlate solo con me, prendetela solo con me, non ci sono problemi, però lasciamoli fuori. Facciamo questo patto di ferro con voi? Ci state? Ogni volta che chiamate un giocatore ve lo faccio venire, non è un problema, perché finché io non sono convinto come direttore tecnico, mi diceva Zinci che posso farlo, è stata chiesta la deroga, quindi lo faccio io fino a quando non trovo il nome giusto per la città, per me e per tanti altri che ruotano intorno all'Arezzo. Adesso non faccio il nome di un direttore sportivo perché devo quadrare il cerchio, quindi il cerchio va quadrato con la città, con gli investitori, col sottoscritto. E quindi per adesso siamo in fase di lavorazione. Ecco, cioè perché sono alcuni giorni di mercato? No, il mercato è chiuso? Sostanzialmente è chiuso. Sia in ingresso che in uscita. Sì, sostanzialmente è chiuso perché ci mancava un centrale. Io ho fatto una bellissima chiacchierata con Ferrario e da uomini ci siamo scambiati un impegno che io onorerò a fine campionato e quindi abbiamo recuperato un centrale di altissimo livello. Andarne a comprare un altro mi sembra assolutamente irrilevante oggi. Dopo queste operazioni l'Arezzo a livello di stipendi costa più o meno? Cazzo, che domanda! Costa più o meno? Stiamo pari. Siamo pace, come diceva una volta. Motivazioni, lasciamole stare al vento.